Nostradamus aveva predetto il Covid, la morte della regina Elisabetta nel 2022 e l'attacco a Trump nel 2024. Tre delle sue terribili previsioni si sono avverate, come molte altre in passato. Il grave problema ora è che ci sono 10 spaventose profezie e previsioni di Nostradamus che stanno per compiersi nel 2024. Per chi non lo conosce, Nostradamus era un astrologo e veggente francese del XVI secolo, le cui predizioni hanno annunciato tutti i più significativi eventi della storia. Vediamo ora 10 scioccanti profezie che ha predetto per il 2024. Profezia numero 10. La rivolta globale dell'intelligenza artificiale. Una delle più inquietanti previsioni di Nostradamus per il 2024 è l'ascesa dell'intelligenza artificiale contro i suoi creatori umani. In una delle sue quartine scrisse: «Combattimenti, battaglie navali, bombardamenti e una rivolta globale dell'intelligenza superiore creata dall'uomo». Sebbene non siamo sicuri all'anno di cui Nostradamus si riferisse, questa profezia suggerisce che il rapido progresso della tecnologia AI potrebbe portare a uno scenario in cui macchine, robot e algoritmi sviluppano una consapevolezza di sé e decidono di ribellarsi contro i loro padroni umani. Le conseguenze di un tale evento potrebbero essere catastrofiche, interrompendo industrie, economie, governi e la vita quotidiana su scala globale. Alcuni analisti ritengono che i combattimenti e battaglie navali menzionati nella profezia possano riferirsi a crescenti tensioni e conflitti tra le principali potenze mondiali, come gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e l'India, mentre competono per il controllo e l'influenza sulle risorse globali, sui mercati e sulle tecnologie, in particolare la tecnologia AI. Profezia numero 9. L'inizio dell'era dell'acquario. Un'altra profezia di Nostradamus per il 2024 ruota attorno all'età astrologica dell'acquario, che alcuni credono inizierà in quell'anno. In una delle sue quartine scrisse: «Il regno dell'acquario porterà i secoli sangue, latte, carestie, guerre e malattie». Il riferimento ai secoli potrebbe essere interpretato come l'età dell'acquario, che gli astrologi credono durerà per circa 2160 anni. Alcuni vedono l'età dell'acquario come un tempo di grande risveglio spirituale, caratterizzato da una maggiore consapevolezza, armonia e innovazione. Altri, come Nostradamus, tuttavia, temono che potrebbe portare caos, ribellione e sconvolgimenti. Che menziona sangue, latte, carestie, guerre e malattie, suggerisce che la transizione verso l'età dell'acquario potrebbe non essere agevole e che l'umanità potrebbe affrontare sfide e crisi significative lungo il percorso. La pandemia di Covid, il cambiamento climatico, la recessione economica, i disordini sociali e i conflitti politici degli ultimi anni potrebbero essere visti come precursori degli eventi tumultuosi previsti da Nostradamus per il 2024 e oltre. Profezia numero 8. Il grande diluvio. Nostradamus ha anche previsto un'inondazione massiccia che potrebbe devastare il mondo nel 2024. In una delle sue quartine scrisse: «La terra arida diventerà più arida e ci saranno grandi inondazioni, grandissime carestie a causa di onde pestilenziali per prolungate piogge lungo il polo artico». Questa profezia suggerisce che il cambiamento climatico potrebbe portare sia a siccità severe che a inondazioni catastrofiche in diverse parti del mondo. La menzione della terra arida, che diventa più arida, potrebbe riferirsi alle devastanti siccità che stanno affliggendo molte regioni, in particolare in Africa e Australia, portando a incendi, fallimenti delle colture, carenze d'acqua e disordini sociali. Allo stesso tempo, la previsione di grandi inondazioni suggerisce che l'estremo opposto potrebbe anche verificarsi, con inondazioni massive che sommergono aree costiere e isole causate dal scioglimento delle calotte polari, dall'innalzamento del livello del mare o dall'emergere di potenti tempeste e uragani.
le inondazioni potrebbero non solo distruggere case e infrastrutture, ma anche diffondere malattie e contaminare le fonti d'acqua. In riferimento a grandissime carestie a causa di onde pestilenziali, suggerisce che le inondazioni potrebbero anche portare una terribile carestia, colpendo milioni di persone, sia attraverso una piaga mortale o un virus che si diffonde attraverso l'acqua o l'aria, sia attraverso un'invasione dannosa di insetti o roditori che divorano colture e forniture alimentari. Profezia numero 7, la rottura con il destino. Nostradamus ha anche previsto un potenziale evento cosmico che potrebbe avere un impatto profondo sulla Terra nel 2024. In una delle sue quartine scrisse: «Nel cielo si vede fuoco e una lunga scia di scintille». Questa descrizione potrebbe essere un riferimento letterale a una cometa, asteroide o meteorite che passerà vicino o colpirà il nostro pianeta in quell'anno. La dimensione, velocità e traiettoria di tale oggetto celeste potrebbero determinare se i suoi effetti saranno benigni o catastrofici. Alcuni ricercatori suggeriscono che un passaggio ravvicinato o un impatto diretto potrebbe scatenare una serie di conseguenze, da semplici spettacoli di luci e disturbi elettromagnetici a devastanti tsunami, terremoti ed eruzioni vulcaniche. Altri ipotizzano che il fuoco nel cielo potrebbe essere una metafora per un diverso tipo di minaccia, come un brillamento solare, un'esplosione nucleare o persino una visita extraterrestre. Profezia numero 6, le masse dormienti. Un'altra curiosa previsione di Nostradamus per il 2024 è l'emergere di una pandemia del sonno che colpirà le persone in tutto il mondo. In una delle sue quartine scrisse: «Apparirà una strana malattia che farà dormire le persone e non si sveglieranno mai più». Questa affermazione criptica è stata interpretata in vari modi, da una letterale malattia del sonno che reclamerà milioni di vite, a un riferimento metaforico a uno stato di apatia collettiva, ignoranza o illusione. Profezia numero 5, la fonte della giovinezza. Una delle profezie più intriganti di Nostradamus per il 2024 è la possibilità di un significativo aumento della durata della vita umana, potenzialmente raggiungendo i 150 o addirittura 170 anni. In una delle sue quartine scrisse: «C'è un considerevole arco di tempo durante il quale il corpo umano è ancora capace di guarirsi, risultando in una vita umana che potrebbe variare 150 e 170 anni». Questa profezia suggerisce che i progressi nella scienza medica e nella tecnologia potrebbero permetterci di estendere i limiti naturali della durata della vita umana, sia prevenendo o invertendo gli effetti dell'invecchiamento, sia migliorando le capacità innate di guarigione e rigenerazione del corpo. Alcuni ricercatori credono che questo potrebbe essere realizzato attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci, terapie geniche o trattamenti con cellule staminali che mirano alle cause fondamentali dell'invecchiamento, come i danni al DNA, la senescenza cellulare e lo stress ossidativo. Profezia numero 4, l'ascesa del regno di mezzo. Nostradamus ha anche previsto che la Cina emergerà come potenza globale dominante nel XXI secolo, superando gli Stati Uniti e rimodellando l'ordine mondiale. In una delle sue quartine scrisse: «L'Oriente diventerà più forte dell'Occidente». Questa profezia riflette la rapida ascesa della Cina negli ultimi decenni, sia in termini di potenza militare che di influenza economica. Attualmente la Cina è la seconda economia mondiale e si prevede che supererà gli Stati Uniti come prima economia entro la metà degli anni 2020. Allo stesso tempo, la Cina sta espandendo la sua influenza globale attraverso iniziative come la Belt and Road Initiative, che mira a creare una rete di progetti commerciali e infrastrutturali che abbracciano Asia, Europa e Africa. La Cina
sta anche facendo grandi progressi nella scienza e nella tecnologia, dalla costruzione del più grande radiotelescopio del mondo al lancio del primo satellite quantistico del mondo. Profezia numero 3, la casa divisa. Nostradamus ha anche previsto la possibilità di un grande conflitto tra gli Stati Uniti e la Cina nel 2024. In una delle sue quartine scrisse: «Le due grandi potenze saranno amiche in apparenza, ma i loro cuori saranno pieni di odio». Questa profezia suggerisce che, nonostante la parvenza di diplomatiche cortesie e cooperazione economica, la relazione tra Stati Uniti e Cina sarà piena di tensioni, sfiducia e ostilità. Alcuni analisti indicano le continue dispute commerciali, i furti di proprietà intellettuale, le violazioni dei diritti umani e le rivalità geopolitiche come fonti di attrito tra le due potenze. Profezia numero 2, il ritorno del Mogul. Una delle più controverse previsioni di Nostradamus per il 2024 è il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. In una delle sue quartine scrisse: «Il grande sfrontato, audace chiacchierone, sarà eletto governatore dell'esercito. L'audacia della sua contesa, il ponte rotto, la città svenuta dalla paura». Molti interpretano questa profezia come un riferimento allo stile di leadership sfacciato e divisivo di Trump, nonché alla sua potenziale vittoria per un secondo mandato come presidente nel 2024. Profezia numero 1, il cambiamento della guardia. Nostradamus ha anche previsto un grande cambiamento nella leadership della Chiesa Cattolica nel 2024, con l'emergere di un nuovo Papa dopo la morte o le dimissioni di Papa Francesco. In una delle sue quartine scrisse: «Nella persecuzione finale della Santa Chiesa Romana regnerà Pietro il Romano, che nutrirà il suo gregge tra molte tribolazioni, dopodiché la città dei sette colli sarà distrutta e il terribile giudice giudicherà il popolo». Questa profezia è stata oggetto di molta speculazione e interpretazione nel corso dei secoli, con alcuni che la vedono come un riferimento alla fine dei tempi e alla seconda venuta di Cristo. Altri si concentrano sull'identità di Pietro il Romano, descritto come un papa riformista che guiderà la Chiesa attraverso un periodo di grande sconvolgimento e trasformazione. Con Papa Francesco, ora nei suoi 80 anni e afflitto da problemi di salute, la questione del suo successore ha assunto un'urgenza rinnovata negli ultimi anni. Per i prossimi anni, Nostradamus ha predetto ulteriori eventi epici, catastrofici e senza precedenti. Ma ne parleremo in un prossimo video. Per questo iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Prima di salutarci, però, c'è un'altra terribile profezia collegata a questa che si sta compiendo anch'essa. Si tratta della profezia del terzo segreto di Fatima. Secondo alcune fonti, Papa Francesco avrebbe rilasciato delle dichiarazioni scioccanti proprio su questa. Clicca nel video sullo schermo per sapere tutto. Mi raccomando, lascia anche un mi piace a questo video per supportare il nostro lavoro. Ciao!